E salve a tutti amici di Cooper o amici cooperiani o come volete, insomma, è bellino anche amici cooperiani. Comunque, finalmente siamo tornati su Escape from Tarkov perché, come avete visto dal trailer che ho pubblicato qualche giorno fa, è uscita la closed beta. Se Dio vuole, finalmente è uscita la closed beta. Ora, io l'ho appena avviato, questa è sempre la roba che mi dà all'inizio, anche se dice che la roba mi dà even more cash at start quando sono 300.000 per tutte le versioni. E nulla, niente. Quindi, noi ovviamente non andiamo con la roba che ci ha dato il gioco, ma ce ne andiamo in scav per provare la nuova mappa Shoreline. Dov'è? Shoreline, yes. E ovviamente le 8. Questa è mattina? Sì, certo, perché non è 20. Quindi, ready. Proprio non l'ho provato, non gli ho fatto nulla. Quindi, se c'è qualche problema, non lo so. Se mi crasha, spero di no, spero che non mi crashi più, Madonna, una closed beta non mi deve più crashare. Ora, Shoreline è grande, a quanto pare ora è grande, ma non quanto dovrebbe essere, perché dovrebbe essere tipo il doppio di Woods, però avevano detto che non sa, cioè all'inizio sarà un po' più piccola. Però, vediamo un pochettino, se qua non ci mettesi mezz'ora a caricare. Ok, bene. Siamo in gioco. Mi sento già sparare. Ok, questa è la roba che abbiamo. Va bene. Vediamo se questo posso. Ok, voilà. Allora. Ok, allora abbiamo ucciso il nostro primo scav. Butta via sto caricatore. Ah! Ok, vediamo se ha un nome russo. Se lo dà. No, non. Ah, ok, bene, era un coso. Ah no, è vero, non si sa perché non. Va bene. Però come mappa è carina, abbiamo già ucciso uno, oh mio Dio, però siamo stati shottati da quell'altro. E quindi direi che possiamo benissimo andarcene con questa roba, quindi sì, cioè chi se ne frega, va bene così. Non abbiamo nulla per curarsi, scherzavo. Ma io mi riempio tipo così di cose, va benissimo. Ok, bene, bene. Quindi andiamo a. Non ho zainetti, non mi sono messo nulla, vero? A posto. Quindi posso andare benissimo a farmi un'altra shoreline, nella speranza che però questo video non diventi un qualcosa di pesantissimo, essendo che già con Wooz diventava molto pesante. E qui, boh, chi lo sa, magari non viene pesantissimo. Se venisse come quando registro su Factory sarebbe perfetto. Oh, ora visto, dopo il primo caricamento che ha fatto prima ci mette poco. E waiting players, ah, ok, va bene, aspettiamo. E voilà, siamo inside. Ok, qua ci sono tutte le casine simpatiche, quelle del trailer. Io ovviamente ho scelto sempre Yusek, perché sono i militari figoni. Voglio essere sempre un militare figone. Non voglio essere un russo bevitore di vodka. Allora. Vediamo. Di non morire subito perché c'è, cioè, eh? Io sono famoso perché muoio subito. Però niente loot. Queste casine non mi piace. Cioè, insomma, quelle fuori. I capannini devono essere proprio quelli con più loot. Ma invece entri e arriva Zeb che ti dice e volevi. Quindi nulla. Ottimo. Allora, le cose che spero sono due. O che se dentro c'è qualcuno lo uccido.
O se non c'è. O che non ci sia nessuno. Ora vediamo. Ok, questi mi servono. Questo non so che cos'è. Hello, salve amici. Si chiude. Davvero? Cioè, non ho capito. Si va in giro, cioè vogliamo lottare. Oh mio Dio. Ok, forse si sparano di qua. Probabile, molto probabile. Adesso è bellino perché quasi tutti sono con le pistoline. Cosa che ancora non capisco. Che gli sviluppatori dovrebbero un po'. Da quelli che hanno dato tanti soldi, perché io ne ho dati tanti, dovrebbero dare più cose. Cioè, o sei uno youtuber super mega extra famoso e quindi ti danno l'account, quello figo figo figo. Senti, ma se prendi il cucchiaio ci uccido la gente, no? Mi chiamavano Cooper, il dio dei cucchiai. Allora, vediamo se abbiamo fortuna con il posto di blocco. Allora, di sicuro. Oh. Credo mi abbia visto. Molto probabile che mi abbia visto. Lo posso aspettare, almeno che non vada di là, ti prego. Ok, sta andando di là. No, quello è ancora dentro. Ed è un problema. Dai, devi uscire. Spero sia quella l'unica uscita e che passi per la stradina. Credo sia fuori. Ok, sta lottando. Che cazzo? Che cazzo? No, scusami, cosa? Io stavo tipo tutto, ogni volta che sparavo una volta lo cliccavo te. Ne cliccavo tre, ma cosa? Ma stai scherzando? Cioè, ma tutti quei colpi finti che gli sono arrivati in testa, sparava da una parte e mi ha ucciso? Ok, allora. Io sono rimasto molto. Ci sono rimasto veramente male per il round di prima. E quindi niente, ce ne andiamo a fare un altro. Tanto finirà che non avrò più un cazzo di soldi. Cioè, di soldi, di cose. E quindi mi toccherà shopparmele. Allora, vediamo un pochettino. Cioè, allora, non so quanti colpi gli ho tirato, ma insomma. Era morto. Doveva morire. Però. Ok, qua c'è uno. Zio, quanto mi sparano. No, no, scusate un attimo, anche quello, ma non muore nessuno.
Scherziamo. Che cazzo succede? Ma che cosa? Ma vaffanculo, ma dai. Guarda, perché? Bene, l'ultima volta e se succede un'altra cosa del genere mi sa che vado a scrivere un pochettino a sti sviluppatori perché non è possibile, cioè gli mando anche il video. Cioè, non può non funzionare il gioco. Allora, secondo me qua dentro c'è qualcheduno. Sentili come si sparano, io me ne approfitto e corro. Se ora io trovo il pezzo di merda che sparava, gli sparo 25 colpi e non muore, mi incazzo non poco. Allora. Se non sono pazzo, i colpi vengono da questa parte. Ma dato che ormai sono proprio pazzo, dopo tutto quello che è successo, abbassati un po'. Ah, cazzo. Sto impazzendo, probabile! Ma... Ma vaffanculo, dai, tutti i colpi, 8 colpi preso in pieno tutte le volte, ma non è possibile!